Buongiorno a tutti. Allora, io ho parlato in italiano l'ultima volta, per cui adesso io parlerò in inglese, va bene? Sì. Va bene così? O italiano? Ditemi voi che cosa preferite. Do you prefer me to speak in English or Italian? Italiano? Ah, sì? Potete fare, non so, con un'alzata di mano. Vediamo l'italiano, quanti siete? È la maggioranza. E va bene. Allora, il testo è in inglese. Ci organizziamo. Va bene, allora. I'm sorry for the English speakers. I was going to speak in English today. Che c'è? We'll have a translation. It's messed up. They'll translate, so I'll speak in Italian, okay? Allora, io ho già introdotto Victoria Welby, questa donna inglese del una miniera veramente sul piano del pensiero. Tutto bene? Scusate. Okay. Una filosofa del linguaggio del significato dei segni inventa la significs per la sua teoria del significato. Prima esistevano già altri termini: semantica, semiotica, sematologia, semasiologia e così via. Lei introduce un termine nuovo per sottolineare il bisogno di focalizzare il rapporto dei segni con i valori. Allora, dico anche questo: nel parlare del linguaggio dei segni non stiamo parlando di attività specializzate, stiamo parlando del pensiero umano, del comportamento umano, che è soprattutto materia segnica. La coscienza è fatta di materia segnica, cioè di materia verbale sia non verbale. Il comportamento, l'agire, è un comportamento segnico, fatto di certamente di materia sia verbale che non verbale. Insomma, diventa importantissimo capire come funziona il segno per capire come funziona la produzione del pensiero, la relazione interpersonale con il mondo, il comportarsi. Si tratta di processi senza soluzioni di continuità rispetto alla relazione interno-esterno. Quando si nasce, no? Si nasce in un mondo sociale, da qualche parte nel mondo. Questo significa nascere, cioè c'è la nascita biologica, ma la nascita biologica è anche un fatto sociale, cioè nasciamo da qualche parte nel mondo, per forza, specifico, e questo significa nascere dentro a una cultura, dentro a una serie di comportamenti, dentro a una programmazione sociale, dentro a sistemi di valori. Tutto questo noi lo troviamo, no? Già pronto, entriamo nel mondo e poi c'è un processo di introiezione, no? Dal mondo verso l'interno, elaborazione e poi proiezione. In una situazione di interazione che è sempre, direi, multidirezionale, rispetto a cui poi io, nella mia singolarità, certo posso lasciare la mia impronta, no? Singolare, da persona unica nel mondo, diciamo. Allora, Victoria Welby, che cosa? Vic, it's English. Victoria, lei è inglese. Victoria Welby, W-E-L-B-Y, sì.
è una donna inglese. C'è poco tempo, per cui non posso dare, no, tutte le informazioni che vorrei. Mi interessa perché, per tanti motivi, comunque un concetto fondamentale che lei elabora è proprio questo del senso materno, mother sense. Abbiamo detto, lo chiama mother sense, primal sense, original sense, native sense, matrix. Sono tutti sinonimi, per dire, di questo senso materno, che potrebbe essere anche accostata a ciò che Jane Vaughan chiama the faculty of language, un congegno, cioè prima del linguaggio verbale, prima della produzione dei specifici sistemi segnici per la comunicazione. Una facoltà, no, del linguaggio, il senso materno, un dispositivo, una modellistica caratterizzata proprio per il dono, cioè lo si può caratterizzare proprio nel senso del dono, cioè un dispositivo per la creatività, un dispositivo orientato, e la cosa interessante è questa, dall'altro, per l'altro, cioè un dispositivo a monte, prima della costruzione, diciamo, del sociale e di tutti i sistemi segnici che costruiamo per esprimere, no? Per esprimerci, insomma, nel sociale. Jane parla di una capacità, una facoltà altercentrico, facoltà che si esprime pienamente, no? Proprio nella condizione di mothering, bellissimo termine in inglese, non abbiamo il corrispettivo in italiano, to mother, da cui poi lei deriva il termine mother, chi fa da madre. E comunque, e sia per Jane credo, ma certamente per Victoria Welby, questo mother sense, questo dispositivo che ci caratterizza in quanto persone umane, in quanto specie umana, no? È un dispositivo per il dono, cioè questo è molto interessante, questa capacità primordiale per il dono, per l'altro, per l'apertura all'altro. Allora, io sto lavorando su il problema dell'umanesimo, che nel nostro mondo si configura come umanesimo dell'identità, un umanesimo che in realtà non è aperto all'altro, un umanesimo cui si fonda tutta la nostra civiltà occidentale, un umanesimo costruito sull'identità chiusa, potremmo dire, evocando un altro semiotico filosofo americano, dico un altro rispetto al primo, diciamo, Charles Sanders Peirce, il filosofo americano pragmatista, seguito da un Charles Morris, che nel 1948 pubblica un libro veramente interessante chiamato The Open Self. Lui parla dell'io, che è fatto di segni, delle comunità umane, che sono fatte di segni, di attività segniche, sia che si tratta, no, del pensiero, del linguaggio, sia che si tratti di tutte le attività culturali che noi elaboriamo e mettiamo in atto. E fa una critica alla politica estera americana, che lui dice è una politica estera imperialistica, facendo riferimento, scusate, all'impero romano. Comunque, contrasta la comunità chiusa con, grazie, la comunità aperta, sia che si tratti della comunità che sono io in quanto persona umana singola, sia che si tratta di comunità sempre più allargate. Queste comunità possono essere fondate su una logica dell'identità chiusa, non aperta quindi all'altro, oppure possono essere fondate su una logica dell'identità aperta, la comunità aperta, per stare bene, perché la semiosi nella vita, la semiosi sul pianeta Terra stia bene,
Segnosi è il termine, no? Per dire attività segnica. C'è un altro grande semiotico americano, Thomas Seebeck, inventa la semiotica globale e ci spiega e dimostra come dove c'è vita c'è semiosi. Dove c'è la semiosi c'è la vita. Poi c'è la domanda se la semiosi, l'attività segnica, possa continuare oltre la vita, no? Con i cyborgs, lo vediamo, sono sempre estensioni comunque dell'umano. Comunque, dove c'è vita c'è semiosi. La semiosi è fatta di attività segnica, del segno. Il segno per sua struttura è aperta, è aperto. È una realtà relazionale aperto, la sua vocazione è l'altro, la vocazione del segno, della semiosi è l'altro, è l'alterità, si fonda sulla logica dell'alterità. La comunità sana, sia che si tratti della comunità che sono io come persona umana nella mia singolarità, sia che si tratta della comunità sempre più allargata, la città, il paese, no? La comunità europea, tutto il pianeta, per stare bene deve praticare questa visione, insomma, questa ideologia, se vogliamo, no? Di apertura all'altro, di ospitalità all'altro, perché questa è proprio la vocazione del segno, della materia di cui noi siamo fatti, che ci piaccia o no, la nostra vocazione è l'altro. Vediamo un po'. Allora, io quindi utilizzo studiosi come Victoria Welby, mi interessa lavorare così, Jane Vaughan adesso, che per me è una scoperta, direi, nonostante l'amicizia è abbastanza lunga, ma sul piano, diciamo, degli studi, no? È abbastanza recente. Ed è stato per me una grande scoperta, un arricchimento, insomma, rispetto ai percorsi che io sto portando avanti. E mi interessa, insomma, questi studi per i miei stessi studi, che in questa fase sono molto incentrate sul problema della globalizzazione, no? Di questa comunità grande che si chiama il mondo globalizzato oggi. Allora, secondo le analisi che faccio, io lavoro poi con Augusto Ponzio, che sentirete presto, abbiamo anche scusate, introdotto un altro termine. Scusate, mi dispiace, sono raffreddata. La semioetica è un altro termine sulla scia, diciamo, di Signifix, per indicare questa piega, diciamo, negli studi sul linguaggio e sui segni, che va nella direzione della messa a fuoco della relazione tra segni nel mondo umano, tra segni, valori, segni e ideologie, segni e programmazione sociale. Il mondo globalizzato è regolato dalla logica dell'identità egocentrica. Un'espressione coerente, il mondo globalizzato, dell'umanesimo dell'identità. In ultima analisi, un umanesimo dell'identità basato sulla logica dell'identità chiusa e un umanesimo che induce a comportamenti, a un fare deviato rispetto a quella che è la vocazione dei segni nel mondo umano, quindi dell'umano. La logica dell'identità, l'identità chiusa, riguarda questo mondo, il mondo così com'è. I valori dominanti, le pratiche socio-economiche dominanti, orientate da questo tipo di logica. La logica dell'identità chiusa, no? Non ammette l'altro. Non ammette di nulla fuori di sé, fuori dalla propria visione del mondo, questa visione identitaria.
Il mondo della globalizzazione è un mondo privo di alterità. E in quanto tale è un mondo che non può stare bene, che non può produrre benessere. È chiaro che quando io parlo e dico queste cose penso, no, a una visione, diciamo, globale, planetaria. A me non interessa un mondo, no, dove un sociale, un sistema può stare bene o alcuni individui dentro un sistema può stare bene e tutti gli altri si arrangino. È ciò che ci unisce, no, qui dentro. Il segno ha una vocazione per l'alterità e per la differenza, dove la differenza si deve intendere in termini di alterità, una differenza basata sull'alterità, sulla logica dell'alterità, non la differenza basata sulla logica dell'identità chiusa. L'alterità distingue il segno dal segnale. L'alterità distingue il segno dal segnale, quindi dalla natura statica del segnale. Dobbiamo fare questa distinzione, adesso non è la sede. Vi dico soltanto che mentre il segnale si caratterizza per il monologismo, è monologico, no? Univocale, univocalità. Il segno, la cui vocazione è l'altro, no? L'attività semiosica è caratterizzata dal dialogismo, dalla capacità, no, di apertura, quindi di dialogismo, di interrelazione dialogica con l'altro segno, con l'altro corpo. La vocazione del segno, dell'attività semiosica, quindi dell'umano, è l'interrelazione dialogica, dialogizzata con l'altro. E se non pratichiamo questa filosofia della vita, no, non possiamo stare bene, la semiosi non può stare bene. Ho solo un minuto. E niente, allora. Non lo so. Sì, cioè io parlo della necessità di umanizzare, come? Non c'ho il break, vai avanti. Vado, no, come facciamo? Poi ci vediamo un'altra volta. Parlo del bisogno di umanizzare la differenza. La differenza, questo concetto, se non è usato bene, può, no, può provocare le guerre. È il motivo per cui creiamo barriere, no? Differenze etniche, religione, scusate, di classe, di sesso. Ma c'ho un problema, scusate. Va bene, allora niente, non riesco a parlare. Insomma, un invito a riflettere. Guardi, le do 5 minuti del mio tempo. Sì. Va bene? C'è un po' di dono fra di noi. Un attimo.